il supporto di Xiaomi è terminato. E mi sono detto, ma perché non provarla? Ma sarà un bug? Voglio sperar bene. Dobbiamo fare tutti i wipe del caso. Santo Dio, ma che lentone. Reboot system. Sperando non vada in boot loop. Ormai vi do in mano, vi do la password del canale, fate voi video, li state decidendo tutti voi. A parte gli scherzi, sono davvero contento che si sia formata questa community all'interno del Gran Privé, che è il mio gruppo Telegram, che vi invito a sottoscrivere, sempre link in descrizione. E guarda caso Francesco, il developer praticamente del gruppo, se ne è uscito con un'altra idea, esperimento, che ho accolto. Infatti qua ho con me Redmi Note 7 e Pixel 4. Lui ha 3 anni, il supporto di Xiaomi è terminato, ma siccome la community di modder è sempre in fermento, già per Redmi Note 7 c'è appunto la developer beta 2 in port. E mi sono detto, ma perché non provarla? Perché non vedere come gira? Perché pronostico, secondo me, ha ottime chance di girare meglio di MIUI, portando tutto o quasi, insomma, le feature di Android 13. Quindi, vi siete iscritti? Avete lasciato like? Sì? Bene, perché adesso inizio. Allora, francamente non mi ricordo neanche che versione di MIUI c'è a bordo di questo Redmi. Ha la 13.0.4 basata su Android 12. Non salvo nessun dato personale perché francamente non mi interessa, tanto lo vado insomma a piallare via l'account Google. Lo faccio perché tra le altre cose non c'è più la protezione del dispositivo, quindi la crittografia fondamentalmente, togliendo l'account Google, a posto. Fatto. Abilito il debug USB, adesso la sappiamo tutti insomma come si fa. Versione MIUI, premo ripetutamente. Ecco, impostazioni aggiuntive, opzioni sviluppatore, debug USB. Ma non solo, se moddate Xiaomi, Redmi e poco, dovete andare a sbloccare Mi Unlock. Come il dispositivo è stato bloccato? Oh, ma sarà un bug? Voglio sperar bene, provo a riavviare. Cioè, iniziamo male, doveva essere una cosa semplice. Ah sì, aha, c'è l'icona del lucchetto sbloccato, quindi è sbloccato. Mi prendono in giro. Questo è il programma che vi servirà per sbloccare il vostro device. Attenzione, perché Xiaomi vi fa attendere delle ore, dei giorni, a volte anche un'intera settimana o interi mesi. No dai, un mese sembra essere, diciamo, il massimo che può raggiungere. Ecco qua, download Mi Unlock. Eccolo qua, è uno zip che contiene tutti questi file. Voi dovete avviare questo. Vi lascio comunque una guida in descrizione per sbloccare il bootloader, se mai vi dovesse servire, se mai voleste tentare questa cosa che sto facendo io. Se non sapete quel che fate, però non ve la consiglio. Vabbè, in realtà l'ho riavviato per niente. Voglio vedere se ho la custom recovery. Tasto accensione, volume su, tengo premuto. Sì, la Orange Fox. Dobbiamo fare tutti i wipe del caso. Allora, e via. Back, format data, yes, vai. Ok, e adesso reboot, recovery. Collego il device al computer. Occorre scaricare la ROM. Allora, il link a questo sito ovviamente lo trovate in descrizione. Files, Pixel a 13 beta 2, follow, ed ecco qua. 8 minuti, santo Dio, ma che lentume è. E ora si copia qui dentro. Bene, lo flasho così. Dai, dimmi che funziona. Reboot system? Vai! Sperando non vada in boot loop, che è la bestia nera dei miei flash. Eccola qua! Guardate la boot animation colorata con colori diversi, diciamo, da quelli del logo classico di Google. Vanno in base allo sfondo. Probabilmente lo sfondo che mi trovo è a base blu o viola. Ecco, speech services by Google keeps stopping. Bene, abbiamo un primo crash. Non sembra scaldare neanche tanto. Accediamo con Google. Taran! Cos'è questo sfondo? Sembra tipo un disegno, stupendo. Vediamo un attimo. No. No, ma anche gli sfondi animati. Piccolo problemino. La Google fotocamera crasha. Toccherà trovare una soluzione. Beh, ma io sono contentissimo del fatto che sia andato, insomma, alla fine tutto in porto. E vediamo un po' come si comporta. Dunque, devo dire che su questo Redmi Note 7 gira gran bene. Forse un po' meglio della MIUI basata su Android 12, MIUI 13, e parliamo anche in questo caso comunque di un port. Ma è soddisfacente se conto che ha gli sfondi 3D animati, effetti blur e tutte le animazioni di un Pixel 6 Pro praticamente, perché la build su cui si basa è quella. Buon lavoro. Non dico che possa essere una daily ROM, perché comunque c'ha qualche instabilità, avete visto anche durante il setup c'è qualche servizio che ogni tanto crasha, ma per vedere come va e provare le novità assolutamente può essere un ottimo esperimento. E appunto adesso vi faccio vedere le novità più importanti di Android 13 rispetto al 12, e proprio su di lui, partendo dall'animazione in riproduzione audio, questa ondina per l'avanzamento sonoro, che è interessante. Abbiamo nuove combinazioni colore di sistema, le tre palette Monet che prendevano spunto dai colori dello sfondo, adesso diventano
12 e da 4 passiamo a 16 invece per quelle base. E qui il Material View, attenzione, si espande perché le palette sono utilizzabili anche per icone non solamente delle app Google ma anche di app terze. Qui poi starà insomma gli sviluppatori insomma andare a modificare degli XML, andare ad integrare un'icona flat diciamo apposita per ricreare questo effetto. Non solo, c'è una nuova clipboard. Quando vado a copiare del testo oppure un link oppure anche una foto, ecco che posso andare a modificare quello che ho copiato o comunque andarlo anche a vedere, e ha la stessa animazione di quando si effettua uno screenshot praticamente. È abbastanza utile anche perché per esempio i link li posso aprire subito oltre a copiarli allo stesso tempo. Ed ecco, Android 13, che non vi ho detto nome in codice, tirami su, punta molto su privacy, permessi, consensi. Infatti ne aggiunge di nuovi, ma una cosa che ho notato è che per esempio se c'è un'app che richiede più permessi insieme, il sistema può decidere di accorparli mostrandovi un solo prompt per accettarli o declinarli. E dopodiché un nuovo quick toggle per scansionare i QR code direttamente all'interno della tendina appunto dei quick toggle, che si può aggiungere e togliere insomma, oltre vabbè alla gestione classica. Queste erano le novità un po' più importanti, no? Poi però avete visto prima, la fotocamera non funzionava. Quella era quella di Google, però il sistema, questo port, viene con un'altra app, sempre fotocamera si chiama, che riesce a sfruttare discretamente i sensori, comunque c'ha varie funzionalità che si possono sfruttare, quindi buono, comunque si possono fare delle foto e dei video senza problemi. Ho provato a installare la Google fotocamera dal Play Store e va, però a zero funzioni praticamente. E qui io vi dico, libreria Camera X verrà meglio implementata, semplificata, per poter essere sfruttata da più applicazioni. Un qualcosa che potrà anche essere sfruttato per i video, non solo per le foto, abbandonando forse quella che è l'API Camera 2. Si è visto insomma che Camera X potenzialmente può funzionare molto meglio. E per le beta pubbliche dobbiamo aspettare maggio, invece per il sistema operativo completo si parla di una finestra tra agosto e ottobre. Quindi ancora un po' di attesa c'è da fare. Detto questo, fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate di questo port, se lo proverete come test. Lasciate like e noi giovani ci vediamo in una prossima production. A presto!